consorzio sta organizzando diverse iniziative presso le scuole alberghiere con un obiettivo. L'obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi sia un prodotto della pastorizia, ma anche la pastorizia stessa, marchigiana o del centro Italia, e la storia, nel senso che dall'impero romano a oggi questi sono animali che hanno attraversato i secoli, si sono adattati all'ambiente, alcune razze si chiamano come i nomi delle zone di dove si sono sviluppate al meglio, pensate al nome, la razza sopravvissana che fa riferimento a Visso, pensate alla razza fabrianese che fa riferimento a Fabriano. E queste sono tutte piccole razze che fanno al massimo qualche migliaio di capi. Con l'IGP cerchiamo, valorizzando queste razze che hanno un rischio, l'estinzione, di non trovarci più queste razze da tramandare ai nostri nipoti, e quindi cerchiamo di valorizzare, significa dargli un'economia, farla conoscere al consumatore. E ci sono iniziative per valorizzare la lana a fianco all'IGP, e questo non è soltanto un fatto di carattere economico di un settore, la pastorizia, ma è anche una ricaduta forte ambientale, nel senso che la pastorizia nelle zone di montagna cura i pascoli, nel senso che non c'è il degrado del pascolo, e c'è una biodiversità e trasmette la biodiversità magari con le feci eccetera, gli animali che mangiano quando fanno la transumanza spostano i semi da una realtà all'altra. Possiamo dire che finché ci sarà pastorizia c'è la speranza. C'è la speranza di mantenere un ambiente come ce l'ha lasciato i nostri nonni. E tramandarlo ai nostri nipoti. Questa, diciamo così, è la speranza. Al di là dell'economia, anche l'aspetto fondamentale è l'aspetto storico, economico, di tramandare questa attività, questa tradizione. E per andare verso il futuro abbiamo visto anche un QR code. Ci vuole illustrare il perché di questo QR code? Allora, quando abbiamo iniziato, fa 10 anni, e ha fatto lo scorso anno, di 10 anni di riconoscimento IGP, questo prodotto, e fin dall'inizio avevamo un problema. Mettere in contatto, diciamo così, l'allevatore che stava sulla montagna, metterlo in contatto con il consumatore, di parlare al consumatore per dirgli: questo è il mio prodotto, questa è la mia faccia, quello che vedi. E quindi quale strumento migliore? Era il QR code. Era all'avanguardia 10 anni fa, era il secondo o terzo anno che si trovava il QR code in Italia. È stata una cosa molto importante, perché poi vediamo che i contatti durante il periodo di Pasqua e Natale, per le informazioni che vogliono i consumatori sempre di più approfondite, e trovano, cioè, trovano continuamente, troviamo anche 300, 400, 600 contatti nei momenti di punta, i contatti giornalieri. Quindi significa tanta curiosità. Con chi abbiamo parlato? Gianpaolo Tardella, direttore del Consorzio di Tutela Agnello e Centro Italia. Grazie. A lei.